La profezia di Isaia che abbiamo ascoltato è una profezia sul Messia, sul Redentore, ma anche una profezia sul popolo di Israele, sul popolo di Dio. E possiamo dire che può essere una profezia su ognuno di noi. In sostanza, la profezia sottolinea che il Signore ha eletto il suo servo dal seno materno. E per due volte lo dice. All'inizio il suo servo è stato eletto dalla nascita o prima della nascita. Il popolo di Dio è stato eletto prima della nascita, ognuno di noi anche. Nessuno di noi è caduto nel mondo per casualità, per caso. Ognuno ha un destino, ma un destino libero. Il destino è l'elezione di Dio. Io nasco con il destino di essere figlio di Dio, di essere servo di Dio, col compito di servire, di costruire, di edificare. E questo dal seno materno. Il servo di Giave, Gesù, servì fino alla morte. Sembrava una sconfitta, ma era il modo di servire. E questo sottolinea il modo di servire che noi dobbiamo prendere nella nostra vita. Servire e darsi. Darsi agli altri. Servire e non pretendere per ognuno di noi qualche beneficio che non sia il servire. E la gloria servire. E la gloria di Cristo è servire, fino a annientarsi se stesso, fino alla morte e morte di croce. Gesù è il servo di Israele. Il popolo di Dio è servo. E quando il popolo di Dio si allontana di questo atteggiamento di servire, è un popolo apostata. Si allontana della vocazione che Dio ha dato. E quando ognuno di noi si allontana di questa vocazione di servire, si allontana dall'amore di Dio e edifica la sua vita su altri amori, tante volte idolatrici. Il Signore ci ha letto dal seno materno. Ci sono nella vita cadute. Ognuno di noi è peccatore e può cadere e è caduto. Soltanto la Madonna e Gesù. Tutti gli altri abbiamo caduti, siamo peccatori. Ma quello che importa è l'atteggiamento davanti al Dio che mi ha eletto, che mi ha unto come servo. È l'atteggiamento di un peccatore che è capace di chiedere perdono, come Pietro, che giura di no, io mai ti rinnegherò di te, Signore, di te, mai, 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 mai. Poi quando canta il gallo piange. Si pentisce. E questa è la strada del servo. Quando scivola, quando cade, chiedere perdono. Invece, quando il servo non è capace di capire che è caduto, quando la passione lo prende di tal modo che lo porta all'idolatria, apre il cuore a Satana, entra nella notte. È quello che è accaduto a Giuda.
Pensiamo oggi a Gesù, il servo, fedele nel servizio, la sua vocazione è servire, fino alla morte e morte di croce. Pensiamo a ognuno di noi, parte del popolo di Dio, siamo servi, la sua vocazione è per servire, non per approfittare del nostro posto nella Chiesa, servire, sempre in servizio. E chiediamo la grazia di perseverare nel servizio, alle volte con scivolate, cadute, ma la grazia almeno di piangere come ha pianto Pietro.